Allora, buonasera, benvenuti a Punto e a Capo. Questo benedetto Porcellum, quanto durerà ancora? Perché dico quanto durerà? Perché oggi la Corte Costituzionale si è riunita e ancora riunita per decidere se il Porcellum è legittimo oppure no. Il Porcellum, tra l'altro, che ha un'età di ben 8 anni. Ma oggi è successo anche che il Governo ha varato 2 importantissimi provvedimenti. Il decreto Terra dei Fuochi, un tweet del Ministro Orlando abbastanza esultante, ha annunciato questo nuovo decreto che andrà ad agire nell'area della Campania dove da anni si versano rifiuti tossici e dove ci sono attività illecite. E poi il varo del nuovo ricometro, ovvero l'ISE. Il Premier Letta ha parlato di una guerra ai finti poveri in modo tale da andare ad agire su quelle risorse che potranno essere distribuite in maniera più equa ed efficiente a chi ne ha davvero bisogno. Tanti gli argomenti, tra l'altro anche la lista dei paesi più corrotti secondo Transparency International, ma io vi coinvolgo col nostro sondaggio, vado sulla notizia di apertura, ovvero quella sul Porcellum. Passano gli anni e il Porcellum è ancora lì, state già votando numerosissimi, abbiamo 3 opzioni, è una presa in giro secondo voi? 0734 277 531, non interessa cambiarlo, la politica non ha alcun interesse, anzi ha un interesse a farlo rimanere questo Porcellum. 0734 277 532, le priorità sono altre, ovvero sono tempi difficili, sono tempi in cui bisogna mettere al primo posto altre faccende. 0734 277 533, ospiti importantissimi da Roma, ma io intanto vado a vedere come hanno aperto i principali notiziari nazionali partendo dal TG3. Napolitano su crescita e occupazione, necessario un cambio di rotta dell'Europa, Italia orgogliosa per lo sforzo di risanamento della finanza pubblica. Letta al commissario Reni, i conti dell'Italia sono in ordine, appello a Forza Italia, senza riforme affondiamo tutti, col futuro segretario PD lavoreremo bene insieme. Grasso senza una nuova legge elettorale, rabbia antipartiti, se lo stallo continua sosterrò il trasferimento alla Camera, tempi lunghi per la consulta. Arriva il nuovo ISE, l'indicatore per misurare il reale reddito delle famiglie, Letta così stop ai finti poveri che vanno all'università in Ferrari. Bruciare rifiuti è diventato reato, lo prevede il decreto della Terra dei Fuochi, approvato oggi, entro 5 mesi i controlli sui terreni agricoli a rischio. Indagati i gestori della ditta cinese distrutta dall'incendio che ha ucciso 7 operai, domani lutto cittadino, lavoratori fermi contro ogni schiavitù. Gli studenti italiani migliorano in matematica e scienze, ma sono ancora al di sotto della media europea, il rapporto dell'OCSE sulla nostra scuola. Questa è l'apertura del TG3, andiamo invece a vedere i titoli del TG4. Nuovo scontro tra l'Italia e l'Europa sull'economia. L'Unione deve cambiare rotta e promuovere occupazione e crescita. Così il presidente napolitano al commissario Rehn, che aveva espresso il suo scetticismo sui conti del nostro paese. Il premier Letta aggiunge: i conti dell'Italia sono a posto, ma pesa l'incertezza che arriva dal PD, dove Matteo Renzi non perde occasione per dettare le sue condizioni. E la settimana prossima c'è la verifica in Parlamento. Calabria in ginocchio per il maltempo, alluvioni, fiumi in piena, strade allagate e numerose frane. Anche oggi il ciclone mediterraneo non ha dato tregua al sud. Molti gli sfollati per il rischio di esondazioni, alberi sradicati e cornicioni crollati per il vento a Napoli. A Pescara, dopo le 2 vittime di ieri, ora si contano i danni. Le scuole chiuse anche domani. Dal 1 gennaio prossimo polizia e carabinieri avranno in dotazione un'arma in più, lo spray al peperoncino, che sarà assegnato in via sperimentale ai reparti operativi di Milano, Roma e Napoli. La sostanza urticante potrà essere spruzzata a non più di 3 metri e non avrà impatti duraturi sulla salute della persona colpita. Le inchieste e le polemiche dopo la tragedia degli operai cinesi morti nel rogo della loro fabbrica a Prato. Solo 2 delle 7 vittime hanno un nome. Uno era clandestino, l'altro è una donna. Il marito l'ha riconosciuta da una catenina. Lavoratori senza orari e senza diritti, sono loro i nuovi schiavi nelle mani della criminalità. Isolato a Trieste, il primo caso di influenza virale della stagione. La malata è una bimba di 4 anni. I sintomi quelli di sempre: febbre alta, tosse, mal di gola, dolori.
Andiamo a leggere qualche messaggio prima di presentare gli ospiti. Caro Marco, cara redazione, ieri sera è stata una puntata eccezionale dagli ospiti economisti da Bruxelles. Finalmente la verità sulla crisi e sull'euro. Meno male che Marco c'è, bravissimo. Grazie, riferiremo a Marco ovviamente. Allora, un altro messaggio. Ci può spiegare il regalo fatto dal governo a Banca Italia? Sono 7 miliardi e siamo alle solite. Pagano solo i poveracci, Ivana. Un altro messaggio ancora. Il signor Befera guadagna più di Obama. Se lo faccia per se stesso il redditometro e il controllo sul conto corrente. Fabio da Ravenna. Allora, mi dicono dalla regia che sono pronti. Io vado subito a salutare i nostri ospiti. Torna a trovarci Ermete Realacci del Partito Democratico, presidente della Commissione Ambiente. Buonasera e bentornato Realacci. Buonasera. Vado a salutare anche Nello Formisano, un ritorno centro democratico, deputato, membro della Commissione Politica dell'Unione Europea, Commissione Assemblea OSCE. Buonasera Formisano. Buonasera a voi. Buonasera, e vado a salutare per la prima volta a Punta Capo l'avvocato Felice Besostri, che è uno dei ricorrenti contro la legge elettorale del Porcellum, è stato già senatore nel primo governo Prodi. Buonasera Besostri. Buonasera a tutti. Allora Besostri, pronto perché parto da lei, ma prima andiamo a vedere qual è la materia che stiamo per affrontare. Chiamo il cartello sul Porcellum. Il Porcellum, legge elettorale varata nel 2005 dal governo Berlusconi, il 21 dicembre 2005. Che cosa prevede? Prevede un sistema elettorale proporzionale cosiddetto corretto, in cui il 75% dei seggi è diciamo deciso con sistema maggioritario e il 25% invece con uno scorporo tramite recupero proporzionale. Perché ha destato tanta polemica in questi anni il Porcellum? Perché per via delle liste bloccate, ovvero liste che non... questo tra l'altro era il Mattarellum, chiedo scusa, le liste bloccate che non permettevano di esprimere una propria preferenza. Si ventila sempre l'ipotesi di tornare a quello che era il Mattarellum. Qua vediamo il Porcellum, premio di maggioranza per la coalizione vincente senza soglia di sbarramento, liste bloccate appunto, e poi uno sbarramento per i partiti al 4% e per le coalizioni al 10%. Dicevo, si ventilava e si ventila sempre l'ipotesi di tornare a quella che era la vecchia legge elettorale, quella del Mattarellum introdotta nel 93 proprio da Mattarella. Vado da Besostri, è stata una giornata in cui è andato in fumo la speranza di avere una risposta concreta e immediata sulla legittimità del Porcellum. Cosa ci può raccontare, avvocato? Assolutamente no. Non possono rendere una sentenza così complessa nel giro di un quarto d'ora. Anzi, le indiscrezioni che danno che la sentenza dovrebbe essere depositata verso metà gennaio è un indizio che è stata superata la questione dell'ammissibilità del quesito fatto dalla Corte di Cassazione, perciò questa è una buona notizia. Per liquidare il ricorso sarebbe bastato 4-5 giorni. Più tempo ci mettono a depositare la sentenza, più sarà una sentenza buona. Ci sono due questioni, quella del premio di maggioranza e quella delle liste bloccate. Noi abbiamo dato le indicazioni che sia l'una che l'altra, se venissero accettate, abbiamo una legge immediatamente applicabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che è il limite che si è sempre dato, che non si può lasciare un paese senza legge elettorale. Quindi, perciò, avvocato, lei diciamo mi sembra molto positivo sull'esito della giornata, però le chiedo, non sta passando un po' troppo tempo anche dalla parte delle istituzioni come Corte Costituzionale e Cassazione che dovrebbero andare a intervenire? No, beh, la Cassazione, come è stata investita, è un'ordinanza del 17 maggio, calcolando che la media dei processi da noi dura in un grado 4 anni, se dal 17 maggio al 3 dicembre siamo già in Corte Costituzionale è andata assolutamente veloce. Il problema è quello che è avvenuto prima, perché proprio oggi festeggiavo il 6° anniversario che mi trovavo nella sede della Corte Costituzionale sul problema del premio di maggioranza, perché mi ero opposto all'ammissione dei referendum del professor Guzzetta, che voleva dare il premio di maggioranza neanche alle coalizioni ma alla lista di maggioranza relativa. E questo era avvenuto esattamente il 12 dicembre del 2007. Allora, questo sì è il tempo trascorso, che deriva anche dal fatto che c'è stato un silenzio rispetto a tutte le iniziative. Questa oggi di oggi era la decima puntata giudiziaria che questo gruppo di avvocati ha fatto.
Avvocato, la coinvolgo su un'altra mini domanda prima di passare ai nostri altri ospiti. Tra l'altro gli altri avvocati del ricorso sono Aldo Bozzi e Claudio Tani. Lei ha parlato dell'assenza di un rischio di un vuoto legislativo nel momento in cui la Corte Costituzionale dovesse cassare il Porcellum. Se ci può un attimo delineare quale sarebbe lo scenario sulla legge elettorale. Allora, sul premio di maggioranza, se non c'è premio di maggioranza, diventa una legge proporzionale con delle soglie di accesso che tra l'altro sono differenziate tra la Camera e il Senato. Nel cartello si parlava soltanto della Camera, che è questa una delle ragioni, tra l'altro l'abbiamo sottolineato, della inefficienza del Porcellum ad assicurare stabilità. Tutti dicono perché al Senato il premio è regionale e invece alla Camera il premio è nazionale. Non è questa la vera ragione. La vera ragione è che inspiegabilmente, per un termine matematico, il Senato, che ha la metà dei membri, le clausole di accesso sono esattamente il doppio della Camera. Perciò succede che se anche gli italiani votassero tutti nello stesso modo alla Camera e al Senato, ci sarebbe una maggioranza alla Camera che non può non esserci al Senato. Con le soglie uguali, questo governo, ci sarebbe stato un governo con una maggioranza sia alla Camera che al Senato. Perfetto, il premio regionale non c'entra nulla. Perfetto, allora sto quasi per andare fuori dal primo blocco, ma voglio aggiungere un altro tassello, perché voglio riportare la discussione su uno scenario attuale, ovvero Roberto Giachetti, esponente del Partito Democratico, sta conducendo una lotta contro il Porcellum. Andiamo a sentire che cosa ha detto oggi ai microfoni di una radio. Chi si rassegna è sconfitto in partenza. Noi abbiamo grandi onori ma anche grandi oneri e siamo mandati in Parlamento per risolvere le questioni, non per guardarle che non si risolvono e magari piangerci sopra. Quindi io sono determinatissimo, ovviamente sono fisicamente affaticato come è del tutto evidente, ma sono determinatissimo ad andare avanti, anche perché diciamo è sotto gli occhi di tutti che il non cambiare la legge elettorale è una questione che ormai le persone normali interpretano come una incapacità della politica di fare il suo mestiere, e sappiamo perfettamente che al Senato, come dimostrano i fatti, non si è in grado di fare un passo avanti. Alla Camera ci sono i numeri e le condizioni politiche per fare una legge elettorale che cancelli questo obbrobrio. 58 giorni di sciopero della fame. Stacco pubblicitario e poi replica di Realacci e Formisano. Non andate via. Rieccoci, allora non perdiamo tempo, andiamo subito a Roma, mi rivolgo a Realacci. Abbiamo sentito allora le parole di Giachetti e tra l'altro aggiungo un altro tassello, perché Grasso oggi si è espresso sul tema della legge elettorale, ha detto: se lo stallo sulla legge elettorale al Senato dovesse continuare, sarò il primo a sostenere il trasferimento della legge alla Camera. Realacci, io non sono giovane come Marco Gaiazzi, però mi ricordo che da qui a un anno indietro si parlava di quorum, fissare il quorum al 43% per il premio di maggioranza, ovviamente al 35%, c'era una battaglia che poi si era dissolta nel nulla perché insomma si andava verso nuove elezioni. Ma questa benedetta legge elettorale, quando la cambiamo e come? Io penso che Grasso dovrebbe prendere atto che il Senato, peraltro anche da prima che lui diventasse Presidente del Senato, non è in grado di fare una proposta. Io sono solidale con Giachetti, ho fatto anche questo simbolico digiuno che c'è stato domenica di oltre 300 persone, lui ovviamente sta digiunando, come diceva lei, da molto molto tempo, troppo tempo. 58 giorni. Ho sostenuto a suo tempo il referendum che era proposto dal professor Parisi, che ha raccolto 1,5 milioni di firme degli italiani. 200.000. Che 1,2 milioni. 300.000 sono arrivate dopo. Così diceva Parisi ieri. Proponeva il ritorno al Porcellum, che proponeva l'abrogazione del Porcellum, il ritorno al cosiddetto Mattarellum. Mattarellum, lo dico per chi ci ascolta, perché poi anche questi vocaboli sono inflazionati, significa collegi uninominali, quelli in cui poi alla fine i cittadini sapevano per chi votare e, tranne una quota proporzionale, quella che abbiamo visto all'inizio, in quel territorio veniva eletto il parlamentare che prendeva più voti, diciamo, no? E mi sembra un meccanismo più sano di rapporto fra politica, territorio, di trasparenza rispetto a quello di questa orribile legge. Io penso che Grasso dovrebbe prendere atto che il Senato non è in grado di fare una proposta, perché sono passati molti mesi, e
consegnare in qualche maniera la pratica alla Camera, dove, essendoci una situazione diversa, sicuramente una proposta può essere formulata, poi verrà discussa o meno, ma il Senato sta cincischiando su questo tema e purtroppo questo accade perché dietro ci sono giochi politici che io non condivido. Relacci, mi scusi, tra l'altro vedevamo la breaking, la Corte Costituzionale si riunirà domattina alle 9.30 per decidere appunto sul Porcellum. Giachetti diceva che il provvedimento era stato in qualche modo scippato quest'estate dal Senato alla Camera, ma per volontà di chi e soprattutto perché? Perché, diciamo, esistevano un insieme di forze, anche dentro il mio partito, che preferivano una sede, diciamo, il Senato più ovattata, in cui si potessero fare accordi su forme elettorali meno nette di quelle che secondo me servono all'Italia. Io penso che ci possono essere molte soluzioni, per carità, non esiste una legge elettorale perfetta, ma che il meccanismo del candidato di collegio è una forma elettorale più adatta, diciamo, a riavvicinare i cittadini alla politica. Si sono fatte molte ipotesi, adesso non le percorro neanche tutte perché faccio fatica anch'io a seguirle, ma la verità è che il Senato non è in grado di formulare una proposta. Perfetto. Quindi io un appello che faccio anche al Presidente Grasso, non è che deve aspettare ancora a prendere atto, prenda atto e consegni la pratica a chi può provare a portarla a casa. Perfetto, allora vado da Formisano. Formisano, non penso di fare un torto se dico che il suo partito Centro Democratico ha beneficiato in qualche modo del Porcellum grazie all'aspetto del miglior perdente, ovvero di colui che prende di meno alle elezioni, riesce comunque a entrare e a ottenere alcuni seggi. Voglio essere un po' provocatorio. Ai piccoli partiti come Centro Democratico, Fratelli d'Italia, le piccole formazioni, forse conviene tenere il Porcellum? Mi dica la sua. Sì, no, le dico subito, lei coglie nel segno, nel senso che il Porcellum è nato e all'epoca poi fu inserita questa previsione di coloro, i migliori perdenti per definirli così, quelli che in coalizione non raggiungevano il 2%, all'epoca per favorire i migliori perdenti dell'epoca, quindi lei coglie nel segno, in questa occasione Centro Democratico, che era l'unico apparentato con il Partito Democratico e Sinistra e Libertà, si sarebbe oggettivamente e comunque a prescindere da tutto avvantaggiato. Ciò detto, è del tutto evidente che poi passiamo a quello che invece va fatto. Io concordo con le cose che si sono dette prima, io ero fra quel 1.200.000 o 1.500.000 che hanno raccolto le firme nel 2011 per l'abolizione di questa legge. Per quanto mi riguarda, nel 2001 sono stato eletto la prima volta al Senato con il Mattarellum in un collegio dove mi confrontavo con altri 5 o 6 candidati. Anche io ritengo, come il collega Realacci, che questa sia una forma abbastanza netta. Avverso e avverserò tutte le forme che in qualche modo possano tornare al proporzionale, nel senso che tu prima mi voti e poi ti dico con chi mi alleo per fare il governo. Sì. Io credo che gli italiani siano molto più avanti della politica. Pratica molto italiana, diventati... tra l'altro. Prego? Pratica molto italiana, tra l'altro, quella di decidere programmi, alleanze. Molto italiana per il passato, però nel 96 e nel 2001, quando si è votato con il Mattarellum, cioè con i collegi, per farci comprendere dai cittadini che ci ascoltano, quei parlamenti sono durati 5 anni, sia nel 96 sia nel 2001. Quindi significa che il sistema funziona, significa che i cittadini possono scegliere fra una pluralità di candidati e i partiti sono costretti, proprio perché sui collegi scelgono i cittadini, a fare scelte giuste. Non possono paracadutare o possono poco paracadutare, perché sennò poi succedono cose strane, che in collegi cosiddetti sicuri venga eletto un altro che magari è più legato al territorio. Credo quindi che è meritevole l'iniziativa dell'avvocato Bisostri e dei suoi amici, che in qualche modo riapre la discussione. Credo anche io che il Presidente Grasso debba prendere atto in tempi rapidissimi che al Senato c'è stato stallo. Ringrazio, ove mai ci dovessero essere ancora queste 2 o 3 settimane di tempo, la Consulta, che ancora una volta, supplendo al potere della politica, perché è del tutto evidente che c'è chi non vuole cambiarla questa legge. Sì. E io le dico che secondo me sono quei 10-12 che in Italia decidono gli eletti. Okay. E quindi ringrazio il tempo
ulteriore, l'extra time che viene concesso alle forze politiche, si parta dalla Camera. Mi pareva di aver capito che nel Partito Democratico, che sul referendum abolitivo del 2011 chiuda Formisano, non era compatto, sì. Ecco, si torni, c'è una proposta in campo, se ho capito bene, che il professor Ains stamattina in qualche modo pure sposava, è uno dei più esperti in materia, ritornare al Mattarellum, però con un secondo turno in cui il 25%, che prima era di quota proporzionale, diventi il premio di maggioranza. Quindi in questo caso si metterebbero in campo tutte le ipotesi che potrebbero vedere d'accordo tutti quanti. Ok, allora torno brevemente da Realacci prima di andare di nuovo dall'avvocato Besostri, perché oggi su alcuni quotidiani online si ventilava l'ipotesi che alcuni parlamentari del Partito Democratico fossero interessati a mantenere in atto il Porcellum proprio perché avrebbero rischiato la poltrona. Un minuto per poter commentare questa indiscrezione, Realacci. Ma questo è vero sicuramente in tutti i partiti ed è vero anche in particolar modo nei partiti che hanno una classe dirigente o più inventata. Ecco, il Partito Democratico da questo punto di vista ha delle forme di selezione non perfette, per carità, ma diciamo un po' più trasparenti. Se pensiamo a come sono stati eletti parlamentari in quasi tutte le altre forze politiche, capiamo di cosa parlo, diciamo. Quindi è chiaro che nei partiti in cui si vuole in qualche maniera decidere dal centro, che il centro sia nazionale o regionale conta poco da questo punto di vista, gli eletti, il Porcellum è una legge molto interessante. Ok, perfetto. Torno dall'avvocato Besostri. Voglio coinvolgerla, prima della fine di questo blocco, prima della pubblicità, su una domanda specifica, ovvero lei ha fatto politica, è stato senatore, poi appunto ha presentato il ricorso da avvocato. Dunque c'è stata questa spinta di cambiamento dall'esterno, ovvero la raccolta delle firme per poter portare ai cittadini italiani un referendum che potesse abrogare o modificare il Porcellum. Dall'altra invece una politica che ha atteso 8 anni e sta attendendo molto tempo per poter modificare la legge elettorale. Allora le chiedo, ma è possibile che la politica deputata a fare questo cambiamento, come si suol dire, possa segare l'albero su cui è seduto? È seduta, mi scusi, avvocato Besostri, le chiedo quindi qual è il modo per poter andare veramente a incidere su una riforma necessaria come quella della legge elettorale, secondo lei, da esterno? Beh, il metodo che noi abbiamo seguito, se non ci fossero le lentezze della giustizia italiana, era sicuramente il più rapido, perché questa questione poteva essere portata alla Corte Costituzionale esattamente nel giugno del 2008, perciò se siamo arrivati adesso la via era giusta. Altronde io sono stato eletto con Mattarellum, ma anch'io, che al Senato era diverso, non c'era una quota proporzionale ma c'era il recupero proporzionale. Questa è la strada. Noi eravamo l'unico paese, e speriamo, sentenza non c'è ancora, in cui sulla legge elettorale, pensi cosa ha detto il TAR e il Consiglio di Stato nei ricorsi del 2008, che l'unico giudice di una legge elettorale incostituzionale sono le giunte delle elezioni delle Camere elette con la legge incostituzionale. È una cosa che quando la racconto ai miei colleghi stranieri tutti si mettono a ridere, perché è chiaro. E infatti nel 2009 alla giunta delle elezioni del Senato e della Camera è andato un ricorso contro il Porcellum e la decisione unanime. E allora, tra l'altro, non si sa neanche chi è che l'abbia adottata, perché solo con il Berlusconi si è saputo come uno vota. Allora le cose erano segretate, sì. All'unanimità, compresi i partiti che poi avrebbero raccolto firme contro il Porcellum, hanno detto che il Porcellum era perfettamente costituzionale. Avvocato, mi scusi, ho soltanto 40 secondi, volevo chiederle questo. Il referendum purtroppo ha fallito perché non sono state raccolte abbastanza firme. Lei da esterno... No, le firme... Sono raccolte molte più firme di quelle che servivano, è stato dichiarato inammissibile. Errore mio, inammissibile. È stato un diluvio di firme. Però vale la domanda per l'avvocato. La sentenza 13 è a mio avviso giustamente inammissibile. Mi scuso allora per l'errore, ma vale la domanda all'avvocato Besostri. Volevo chiederle se lei ravvisa appunto da esterno e come presentatore del ricorso contro il Porcellum una voglia da parte dei cittadini reale a cambiare questo stato di cose. Su questo non c'è dubbio, ho ricevuto centinaia
di SMS dicendo: bravi, almeno voi difendete i cittadini e la loro capacità di scelta. Perché sul premio di maggioranza penso che non ci sia discussione, ma la vera difesa viene fatta sulle liste bloccate, perché questo è il potere di chi fa le liste. Realacci ha detto che sono 12 persone, qualcuno dice che si consultano un po', forse sono 50 persone che decidono i nomi di 945 parlamentari. Questo è intollerabile. Perfetto, chiedo ancora scusa per l'errore, mi stavo confondendo con quesiti referendari presentati recentemente, un anno e mezzo fa. Allora, tra poco parleremo del decreto Terra dei Fuochi, una terra che insomma è stata per anni fiaccata da quella che è stata l'emergenza rifiuti. Un breve break pubblicitario, a tra poco. Velocemente qualche messaggio, andiamo subito a vedere cosa ci scrivono i telespettatori. Buonasera Alessio, mi auguro che faranno finalmente intensi controlli per scoprire finti poveri e falsi invalidi, anche nella categoria pensionati, ove molti continuano a lavorare. Sì, questo è il tema dell'ISE che affronteremo tra poco. I politici bugiardi, chi non ha votato la proposta di Giachetti, il PD? Domanda interessante. Alla maggioranza non conviene cambiare, un attimo solo, alla maggioranza non conviene cambiare, hanno paura di Grillo. Narciso, Alessio, pensa a quel 50% degli italiani che non votano PD e PDL ed avrai successo. Va bene, prenderò il consiglio. Allora, dicevamo, Terra dei Fuochi, cos'è la Terra dei Fuochi? È quel territorio nella provincia di Napoli, più in generale in Campania, dove per anni sono stati sversati rifiuti tossici dai clan della camorra locale, col benestare spesso delle istituzioni. Abbiamo la fortuna di avere il presidente della Commissione Ambiente, quindi vado subito da Realacci. Che cosa ci può raccontare sul decreto che è stato appena varato? E poi vedremo il contenuto del decreto e tutto l'indotto di quella zona dell'Italia molto produttiva, tra l'altro. Sì, è una zona fantastica dove si producono alcuni dei prodotti che insomma fanno grande l'Italia. La mozzarella di bufala è una delle prove evidenti dell'esistenza di Dio, diciamo, quindi è una terra anche di grandissime qualità alimentari, diciamo, quindi a maggior ragione è un atto drammatico quello che è stato compiuto di avvelenarla mettendo a repentaglio l'ambiente e la salute dei cittadini. Terra dei Fuochi peraltro è un nome che ha origine nel 2003 in un dossier della Lega Ambiente, io ero allora il presidente, quindi conosco bene la materia. Purtroppo la conosco. No, in questo cartello stava citando la mozzarella di bufala, vediamo che addirittura sì, è stato registrato ancora, che dopo le dichiarazioni del pentito di Camorra Carmine Schiavone, che appunto sì, parlava dei siti dove venivano sversati i rifiuti tossici, c'è stato addirittura un meno 35% di vendite nel settore ortofrutta e un meno 40% delle vendite sulla bufala DOP, e parliamo del confronto tra novembre e ottobre, pazzesco. È pazzesco, io sono uno di quelli che si è battuto, anzi è stata la commissione che presiedo a chiedere la desecretazione dell'audizione di Schiavone, perché non aveva senso tenere segreta un'audizione in una commissione parlamentare avvenuta 17 anni prima, la magistratura aveva avuto tutto il tempo per intervenire. Devo anche dire che le cose che dice Schiavone sono vere, ma sono molto generiche, perché non ha nessun senso dire che è avvelenato un'intera regione o più regioni, perché bisogna capire effettivamente, e questo credo possa servire questo provvedimento, quali sono le aree contaminate da isolare e da bonificare con i tempi e con le priorità necessarie, e tagliare definitivamente le unghie all'illegalità, perché lì c'è un vero e proprio team dell'orrore che ha lavorato su questo grande affare, perché sono una quindicina di clan. Esatto, lei li citava oggi. Ma di Schiavone, esatto, Galasso, Nuvoletta, eccetera, che hanno lavorato per l'appunto traendo enormi profitti da questa vicenda. Ora, per combatterla bisogna agire su vari terreni. Sul fronte che le diceva quel cartello è innanzitutto dare certezza ai cittadini che lì vengono fatti i controlli anche sugli alimenti, perché altrimenti corre il rischio, come è già accaduto, che una ditta del nord faccia pubblicità dicendo: vi assicuro che i pomodori che usiamo sono solo lombardi. Sì. Ora, non tolgo nulla
nulla alla Lombardia, ma i pomodori campani sono più buoni, diciamo, quindi diciamo, no, hanno un sapore particolare. Perfetto. Quindi bisogna che ci sia certezza dei controlli sugli alimenti, bisogna che ci siano nuove strumenti penali. Nel decreto ce n'è qualcuno, secondo me sono più efficaci quelli che sono in due leggi in discussione in Parlamento, una presentata prima firma da me e un'altra presentata da un collega di 5 Stelle, che rendono più efficace la lotta contro i clan. Bisogna al tempo stesso che la Campania si doti di un sistema di smaltimento dei rifiuti efficace anche sui rifiuti urbani. Vedi, adesso in Campania c'è per esempio un paradosso: ci sono molti comuni campani che hanno un buon livello di raccolta differenziata, circa 130 comuni, sì, campani hanno più del 55% di raccolta differenziata. La Pollica di Angelo Vassallo, che ha un livello di raccolta differenziata al 78%, ma molti di questi comuni non sanno dove smaltire per esempio la frazione umida, per cui, certo, la devono portare in Veneto, la devono portare in Sicilia, sì. Quindi chi fa le cose migliori paga un prezzo più alto e lì anche bisogna agire. Okay. E infine c'è un problema sulle bonifiche. Qui il decreto mi pare che il decreto mi pare che introduca delle novità vere. Bisogna trovare delle risorse da investire subito nei terreni che effettivamente vanno bonificati, che non sono, come dice Schiavone, tutta la regione, perché questo significa che non si farà nulla, ma sono quelli in cui i camorristi hanno sotterrato veleni. Perfetto. Allora, prima di andare da Formisano, rivediamo un attimino qual è il contenuto. Qua abbiamo le risorse, parlavamo di risorse. 600 milioni per le bonifiche dal decreto appunto Terra dei Fuochi, che si vanno ad aggiungere a 300 milioni che erano già destinati alla regione Campania, destinati appunto al settore ambiente. Andiamo invece al contenuto del decreto che era stato annunciato su Twitter dal ministro dell'Ambiente Orlando. Introdotto il reato di combustione dei rifiuti, perimetrazione aree agricole per verifica della coltivabilità, ci saranno controlli entro 150 giorni e quindi norme per emergenze ambientali e industriali. Questo si va anche ad applicare al caso sciagurato, ahimè, dell'Ilva. Abbiamo la fortuna di avere il Presidente della Commissione Ambiente, ma abbiamo anche la fortuna di avere un onorevole che è nato ed è stato eletto in Campania, Formisano. La sua su questo argomento scottante, purtroppo. Sì, siamo arrivati a queste risorse perché qualcuno, magari qualche matto come me, nel mese di luglio ha interrogato il ministro Orlando, gli ha detto che dopo 3 mesi gli avrebbe chiesto conto davanti agli italiani in question time. Praticamente si è svegliata finalmente l'attenzione, il capo dello Stato è intervenuto, la Presidente Boldrini pure è intervenuta su questa vicenda. Finalmente non si è demandato più soltanto a Don Patriciello, ma lo Stato, le istituzioni sono riusciti a capire che era un problema nazionale e non era un problema campano. Quale cose che sono contenute nel decreto, ad eccezione, poi ci torno dopo, delle risorse che sono ancora dal mio punto di vista simboliche, perché se siamo di fronte ad un problema dello Stato probabilmente quelle risorse non riescono a risolvere il problema. Però rispetto al crollo dell'economia che c'è stata, l'unica soluzione è esattamente quella prevista nel decreto, cioè identificare le zone, perché non tutta la Campania è in quelle condizioni e non tutta la zona casertana è in quelle condizioni. Identificare le zone, grazie anche al lavoro dei collaboratori di giustizia, delimitarle e rassicurare gli utenti. È l'unico modo che abbiamo per fare sì che prodotti competitivi in tutto il mondo tornino ad essere tali. Formisano, la interrompo un attimo, sì. Le faccio vedere anche, sì, qual è il numero dei lavoratori e l'indotto che questa regione, questa bellissima terra dell'Italia produce. Andiamo a vederlo a cartello. In Campania 136.000 aziende agricole, 65.000 i lavoratori coinvolti, il settore vale ben 5 miliardi l'anno. 650.000 secondo me. 650, sì. Verificheremo subito in line. Prego Formisano. A meno che non ce ne sia mezzo per azienda. Ha ragione. Formisano, prego. Sì. No, stavo dicendo rispetto a ciò, la presa di coscienza che questo è un problema nazionale deriva anche da un'altra considerazione. Qua bisogna che si faccia chiarezza, cioè l'inquinamento vero più pericoloso è quello che si protrae nel tempo, è quello derivante dagli scarichi industriali delle aziende del nord. Esatto. Cioè questo dramma non l'hanno prodotto i campani o i napoletani, l'hanno prodotto dei delinquenti che sono nati
per caso lì, ma con la connivenza di aziende che trovavano molto più conveniente smaltire in quel modo piuttosto che in altro modo. Raccontavo prima ai colleghi, era proprio un'industria del crimine. Al mio attuale autista è stato proposto di comprare un appezzamento di terreno, la camorra gli regalava la casa a condizione che quel terreno potesse essere usato per interrarvi quel che più faceva comodo ai delinquenti della Campania, ai camorristi della Campania, ma evidentemente alle aziende del nord che con gli scarichi industriali avevano poca dimestichezza nei loro territori. L'ha denunciato? Credo proprio di sì, stiamo parlando di 10 anni fa, non era ancora il mio autista, me l'ha raccontato adesso, ha trovato il coraggio di dirmelo adesso, sì. E l'ho invitato a fare ciò. Mi pare evidente, le zone erano quelle, lui faceva un altro tipo di lavoro, ma per dire che era un sistema che terminava in Campania o nel Casertano, ma nasceva probabilmente a Milano o nasceva, certo, dove c'era la necessità di smaltire. Quindi questo problema è un problema di tutti, è inutile, è sbagliato dire che siamo noi campani pietisti, che chiediamo risorse. Qua se non si parte con le bonifiche praticamente non ce ne usciamo, e le bonifiche costano in termini di soldi e in termini di tempo, quindi quel decreto deve essere migliorato sotto l'aspetto economico. Perfetto. Avvocato, torno da lei, le chiedo, lei ha fatto parte appunto della politica, è stato senatore, lo ricordiamo ancora, è un problema come al solito che viene risolto abbastanza tardivamente, perché il cittadino Mario Rossi dice: ma come mai soltanto adesso, dopo che da 15-20 anni questo problema è praticamente a conoscenza di tutti? Besostri. E appunto sono i tempi, perché la cosa deve diventare drammatica, andare sulla stampa, farne dei servizi televisivi, e allora viene la spinta a risolvere i problemi. Questo è perché diciamo che non funzionano i controlli ordinari. Insomma, se per anni si sono potuti seppellire dei rifiuti tossici in Campania, non era un movimento di uno fatto la notte di qualche chilo, qui vuol dire quintali e quintali, vuol dire che c'era una tolleranza delle istituzioni preposte, dalle ASL al vigile urbano, insomma, cosa di questo. Gli enti locali, già. E gli enti locali, questo era. Però no, questo succede anche da altre parti. Io ho fatto il sindaco in un comune del nord, una volta per caso riuscimmo a trovare chi aspettava la notte per rovesciare dei rifiuti dentro nelle rogge. Ecco, però era un fatto episodico e l'abbiamo trovato perché sì, i cittadini intorno ci hanno segnalato che quello era già 2 volte che tornava. Ecco, allora deve essere un controllo del territorio. Se non c'è il controllo del territorio, si possono fare tutte le leggi, le penalità, tutto, non cambia assolutamente niente. Perfetto. Quello che è importante è trovare i soldi per la bonifica, questo sì, mi sembra l'unica cosa. E politica. Speriamo che appunto le risorse che abbiamo visto servano a qualcosa. Sto per andare in pubblicità, ma ringrazio l'onorevole Realacci per aver partecipato questa sera. Grazie onorevole, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Allora vado in pubblicità, al ritorno il nuovo riccometro, state con noi. Allora state votando molto numerosi, ma voglio lo stesso tornare sul nostro sondaggio per ribadire quelle che sono le 3 opzioni. Vi stiamo chiedendo: 8 anni di Porcellum, come mai la politica non sta andando a intervenire sulla legge elettorale? 0734-277-531, perché è una presa in giro. 0734-277-532, non interessa cambiarlo. 0734-277-533, le priorità sono altre. Allora non solo il decreto sulla terra dei fuochi quest'oggi, ma il Consiglio dei Ministri ha varato anche il nuovo riccometro. Che cos'è il nuovo riccometro? Niente proprio di meno che l'ISE, ovvero il coefficiente per misurare la ricchezza di un nucleo familiare, in modo tale da poter capire se questo ha diritto in modo parziale o totale ad alcuni servizi sociali e sociosanitari. Su che cosa andrà ad agire? Andrà ad agire in modo tale da ridurre le sperequazioni nelle prestazioni e rafforzando anche il sistema dei controlli. Infatti soltanto una parte dei dati sarà autocertificata, mentre i dati fiscali più importanti, come il reddito complessivo e quelli relativi alle prestazioni ricevute dall'INPS, saranno compilati direttamente dalla pubblica amministrazione. Ma andiamo a sentire direttamente il ministro del Lavoro Enrico Giovannini su questo tema. In primo luogo adesso l'ISEE considererà tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, e riuscirà ad avere un'indicazione molto più precisa della capacità
reddituale e patrimoniale delle famiglie, dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale. D'altra parte, però, la nuova scala consente di considerare in modo più forte le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, per esempio le famiglie con tre o più figli o quelle con persone con diversi gradi di disabilità. Inoltre consente una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta e in questo senso consentirà un riordinamento delle famiglie proprio verso quelle famiglie i cui carichi familiari interni sono particolarmente gravosi. Allora, lotta ai finti poveri e soprattutto redistribuzione delle risorse alle famiglie più numerose e a famiglie con casi di disabilità. Formisano, viene da dire, meno male, insomma, si fa qualcosa finalmente. Sì, viene da dire meno male, ma è del tutto evidente che i problemi dell'Italia non si risolvono così. Allora, porre freno a tutti coloro che abusano del patrimonio pubblico va bene, ma noi abbiamo dei problemi sostanziali sui quali o abbiamo il coraggio di intervenire o non ce ne usciamo mai. 180 miliardi di evasione fiscale non sono tollerabili. Gli altri paesi che hanno evasioni in limiti fisiologici sono 80 volte, 70-80 volte al di sotto della nostra evasione fiscale. 60 miliardi di corruzione. Messi insieme sono 240 miliardi l'anno. Noi abbiamo un debito pubblico di oltre 2.000 miliardi. Se recuperassimo tutta l'evasione fiscale e recuperassimo tutti i soldi che se ne vanno per corruzione, noi nel giro di 5-7 anni avremmo azzerato il nostro debito pubblico. Formisano, cosa non la convince? È perché andiamo a fare sempre no, non è che non mi convinca, il provvedimento va bene perché comunque redistribuisce in un modo più equo però all'interno dei poveri. Se siamo ancora il paese in cui il 20% degli italiani possiede il 50% delle ricchezze, bisogna in qualche modo capire che non sono soltanto questi i provvedimenti, ma bisogna agire più in profondità. Un paese è civile quando il gap fra 20% che possiede il 50% delle ricchezze dà un'idea di inciviltà. In questo paese i furbi vanno avanti e i non furbi vanno sempre più indietro. È soltanto un aspetto, come dire, culturale. Dopodiché questo provvedimento va bene, lo si sosterrà, ma è del tutto evidente che non risolve i problemi, sono altri problemi nostri. A Giovannini poi, se ho ancora 10 secondi, vorrei dire, lui aveva esordito dicendo che avrebbe fatto della staffetta generazionale una battaglia del suo ministero e io mi ero infervorato e l'avevo seguito. Faccio un esempio perché le banche per interessi loro già lo stanno facendo e qualche azienda, penso all'Ente Poste, già lo sta facendo. Se noi prendiamo un lavoratore di 60 anni che va in pensione a 62 anni, a quel lavoratore chiediamo: te la senti di fare un sacrificio per 2 anni, prendere la liquidazione e non prendere lo stipendio, però con i soldi del tuo stipendio noi assumiamo 2 giovani, uno dei quali possa essere tuo figlio? Ecco, questa è, come dire, la rivoluzione vera di cui ha bisogno l'Italia. Se noi mettiamo in campo per i disoccupati giovani nostri questa opportunità, quale genitore non rinuncia a 2 anni di stipendio per vedere il figlio collocato e anche il figlio di un altro? Insomma, Formisano, allora, Giovannini, un po' di coraggio. Generazioni, no? Mi sembra di capire. Staffetta generazionale. Okay. L'aveva lanciata Giovannini, poi si è fermato. Ok, allora vado dall'avvocato Besostri, ma aggiungo che tra le misure prese, in caso di perdita del lavoro o di cassa integrazione, sarà possibile aggiornare il proprio ISEE, tra l'altro con una riduzione del reddito superiore in caso di una riduzione del reddito superiore al 25%. Inoltre, l'importo massimo dei costi dell'affitto che si potrà portare in detrazione del reddito passerà da 5.165 euro a 7.000 euro, con un incremento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Senatore Besostri, insomma, si sta andando nella direzione giusta? Beh, queste sono cose minime e necessarie. Io ritengo anche che bisognava introdurre una previsione che non c'è, che in tutti i concorsi nel quale l'assegnazione è legata a un reddito, di consentire, cosa che attualmente non è possibile, a chi fosse rimasto dietro nella graduatoria perché scavalcato da un evasore, di poter dimostrare, come si può fare nella separazione tra i coniugi, che chi ha vinto ha dichiarato il falso. A questo punto avremo qualche migliaia
di agenti volontari per trovare l'evasione. Questa è una cosa semplicissima da poter realizzare e darebbe assolutamente dei benefici. Sulla questione a volte dell'ISE, adesso un maggiore peso al patrimonio, mi sono a volte occupato di qualcuno che si trova ad avere una casa ed è pensionato, che è una casa che non affitta e che gli fa saltare su l'ISE in modo da escluderlo da benefici da una casa magari ereditata dai genitori in campagna, cioè seconda casa, che obiettivamente non dà reddito. Insomma, qui è la complessiva pubblica amministrazione che deve funzionare. Perfetto. Adesso si vanno sulle rendite catastali. Le case nuove di periferia hanno rendite catastali molto superiori di appartamenti di prestigio dei centri storici, che però non hanno mai aggiornato le rendite catastali. E l'abbiamo anche raccontato, infatti, perché ci vorrebbe una riforma complessiva del catasto, perché infatti l'avvocato Besossi ricordava come diverse abitazioni del centro storico, piuttosto che di vecchia data, abbiano una rendita catastale che è molto inferiore, ma si tratta comunque di abitazioni di lusso o quasi. Voglio coinvolgervi con un'ultima domanda, molto brevemente, sul fatto che ricordava Giovannini che l'80% dei nuclei familiari in riferimento al patrimonio immobiliare dichiara di non possedere neanche un conto corrente o un libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d'Italia. Allora, mini risposta per entrambi e dopo chiudiamo. Ma se è possibile andare a vedere dove il dato non corrisponde, ma perché aspettare così tanto tempo e perché dover aspettare addirittura nuovi provvedimenti? Non basterebbe fare un controllo incrociato? Tra l'altro, controlli incrociati potremmo farli per tantissime cose, anche per le auto di lusso, andando a vedere qual è la dichiarazione dei redditi. Formisano. Ma mi pare che lei abbia svolto delle considerazioni oggettive, ma queste sono, come dire, quelle cose inspiegabili, quei misteri. Meno male che prima poi ci si arrivi, insomma. Io credo che con i controlli incrociati, ho letto delle critiche che sono state fatte alla Guardia di Finanza che ha fatto i blitz, quelli vanno fatti perché educano, però in qualche modo i controlli incrociati già risolvono il problema. Perfetto, tra l'altro ricordiamo, avevamo parlato settimana scorsa di una ragazza che frequentava l'università pagando delle tasse universitarie bassissime, quando invece si è scoperto che il padre possedeva diverse automobili di lusso e diverse abitazioni insomma, che erano intestate a lui ma non dichiarate. Prego Besostri sull'ultima domanda e poi vi saluto. Ah, su questo dico, è una cosa che si può fare, e dai dati incrociati le amministrazioni dovrebbero parlarsi tra di loro, cosa che spesso non succede. Cioè, le auto di lusso intestate, bastava un accesso al pubblico registro automobilistico che si trovavano da anni. E in realtà diciamo che la lotta all'evasione fiscale spesso è un manifesto, ma che poi non viene attuata in via pratica. Ecco, questo è la cosa da fare, è la serietà dell'amministrazione, non nel fare i proclami, ma poi magari porsi degli obiettivi più modesti, ma quelli perseguirli con determinazione. Ecco quello che manca. Perfetto, allora tempo scaduto, io ringrazio Felice Carlo Besostri per aver partecipato a Punto e a Capo e le auguro un in bocca al lupo per disinnescare questo benedetto Porcellum. Grazie Besostri. Povero Porcellum, lo chiamerei in maniera diversa, è un animale nobilissimo il maiale, chiamiamolo Schifellum, un'altra cosa di questo genere. Va bene, ci faremo carico di questa istanza. Saluto anche Nello Formisano, buon lavoro e alla prossima, onorevole. Grazie a voi, buon lavoro. Perfetto, allora breve break pubblicitario, io poi vado a leggere qualche messaggio e vi do l'esito del sondaggio, non andate via. Messaggi e ancora messaggi. Perché Re Giorgio, quando era ministro dell'interno, ha secretato i verbali di denuncia? Vergogna Fabio da Mestre. Ancora qualcun altro. Quando l'incarico di Napolitano a Draghi, la fine della sovranità dello Stato. Un po' confuso questo messaggio. Allora, ciao Alessio, il partito che finora sta rispettando la volontà popolare è il Movimento 5 Stelle. Mi riferisco al finanziamento pubblico ai partiti. Le prossime elezioni Grillo supera il 40% dei voti. Vi avevano offerto delle macchine, smaltimento rifiuti, perché non le avete accettate, Narciso, riferito al tema della terra dei fuochi e dei rifiuti in Campania?
Realacci, sono quelle stesse mafie che vogliono saccheggiare gli Appennini con le paleoliche. Fate qualcosa, Fabio da Ravenna. Allora, ho pochi minuti, ma voglio darvi ancora tre notizie. Oggi è stato rilasciato da parte della ONG Transparency International il rapporto sulla corruzione di 177 paesi monitorati, perché quest'anno l'Italia ha fatto un miglioramento del 3 posti. 69esimo posto per l'Italia su 177 paesi rispetto all'anno scorso in cui figurava al 72esimo posto, a pari merito con Romania e Kuwait. Come dicono i giovani, non benissimo. È stato detto, si sono compiuti molti sforzi strutturali per migliorare la trasparenza e l'integrità del settore pubblico, a partire dal pacchetto di norme severino. Naturalmente dobbiamo proseguire lo sforzo, ma il messaggio pare recepito. Resta l'uso disinvolto e spesso incompetente delle risorse pubbliche che creano debito, tasse e rabbia. Ma andiamo a vedere chi sono invece i virtuosi, perché c'è la Danimarca, la Finlandia, la Svezia e la Nuova Zelanda, quindi insomma i paesi scandinavi hanno sempre ancora qualcosa da insegnare. Andiamo a vedere, dimenticavo, perché ovviamente precisazione bisogna farla, c'era stato ricordato anche dallo stesso senatore Carlo Giovanardi, che presentando il suo libro aveva detto come i dati circa la corruzione sono presi non da dati numerici veri e propri, ma semplicemente da rilevazioni a sondaggio, quindi una percezione della corruzione percepita. Andiamo a vedere con queste ultime due notizie invece la composizione del governo che cambia, perché si è dimesso il vice ministro Bruno Archi, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli Affari Esteri. Bruno Archi era uno dei quattro, se non ricordo male, ancora seduto sul proprio incarico istituzionale del governo d'intesa, che però, facendo parte di Forza Italia che ha abbandonato la maggioranza, si sarebbe dovuto dimettere. Ultima notizia dall'Ucraina, l'abbiamo trattata ieri, c'era stata un'agitazione popolare abbastanza importante di 100.000 manifestanti tra sabato e domenica per protestare contro il mancato accordo tra il governo ucraino e l'Unione Europea. Su questo oggi si è espresso il Parlamento, che ha bocciato la mozione di sfiducia presentata dai tre partiti di opposizione. Tuttavia il Presidente del Consiglio Azarov ha chiesto scusa per le azioni violente della polizia nei confronti dei manifestanti e ha promesso insomma di far luce su quanto successo. Andiamo a vedere assolutamente il sondaggio, vediamo come avete votato. Oggi era il tema del porcellum della legge elettorale. Un testa a testa, 42,6%, non interessa cambiarlo, seguito dal 42,3% è una presa in giro, 15,1% le priorità sono altre. Se dalla regia mi dite quanto avete votato, più o meno 2500 chiamate, benissimo. Voglio leggervi un ultimo messaggio, perché qui insomma sono coinvolto personalmente. Un attimo solo, Alessio, bentornato, vorrei salutare te e gli ospiti, non vorrei rubare del tuo tempo, solo vorrei ricordarti di non dimenticarmi. Sai la mia condizione, sono nel baratro più assoluto, la signora dove abito mi manda via, sono costretto sul marciapiede, vedo se c'è un piccolo aiuto. Enzo da Ventimiglia, avevamo trattato la storia di Enzo da Ventimiglia, potete trovare il servizio su YouTube, quindi lancio un appello, se c'è qualcuno che possa aiutare in qualche modo Enzo con un piccolo lavoro o comunque con del sostegno, noi ve ne saremo grati. Con questo è tutto, io vi ringrazio per aver seguito, domani Marco Gaiazzi torna alla conduzione, io vi ringrazio e buona serata con la programmazione di Class TV. Grazie.